La Sicilia è la regione con più vaccinati sotto la voce altro. La commissione antimafia chiede gli elenchi. Al via le prenotazioni per gli over 65 con AstraZeneca. I vaccini coprono tutti gli over 80, poi la fase 2, riapertura. È sbagliato vaccinare i giovani, non rischiano la vita. Lettera dei sindaci e dei dirigenti scolastici a Musumeci. Dopo gli attacchi per la riapertura anche in zona rossa delle scuole, il sindaco Carmina spiega perché non può intervenire. Arrestato padre Orco di San Biagio Platani, faceva prostituire la figlia tredicenne con un 72enne. Le volanti fermano migrante arrivato da Palermo col treno e con un carico di droga da spacciare. Empedoclino rischia di finire a processo per stalking. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La commissione antimafia chiede gli elenchi dei vaccinati in Sicilia e la regione che presenta più somministrazioni sotto la voce altro. Nel report vaccini della struttura commissariale nazionale c'è il servizio. La Commissione parlamentare antimafia chiede gli elenchi dei vaccinati in Sicilia, che insieme con Calabria, Campania e Valle d'Aosta è la regione che presenta più somministrazioni sotto la voce altro, nel report vaccini della struttura commissariale nazionale. La Commissione, presieduta dal senatore Nicola Morra, vuole capire se sulle 249.449 vaccinazioni ascritte alla categoria altro in Sicilia si possano nascondere persone non aventi diritto. Un numero decisamente più alto rispetto alle somministrazioni eseguite su operatori sociosanitari, 227.910, personale non sanitario che gravita all'interno delle strutture ospedaliere, 9.662, ospiti di RSA e case di riposo, 39.682, over 80, 210.354, forze armate, 28.239, personale scolastico, 70.160. All'interno della voce altro finiscono le persone fra 70 e 79 anni per le quali la Sicilia, fra le prime regioni, ha aperto la campagna vaccinale già a metà marzo. Comprende inoltre chi si prende cura di un soggetto fragile e anche i conviventi under 70 di disabili o persone estremamente vulnerabili con determinate patologie. Sotto questa voce sono stati catalogati anche avvocati e magistrati, circa 4.000 in tutto, che hanno ricevuto il vaccino prima che il nuovo piano nazionale bloccasse la somministrazione per le cosiddette categorie essenziali. E ieri il Premier Mario Draghi, seppur non si riferisse ai possibili abusivi dei vaccini, ha attaccato chi, giovanissimo e non a rischio morte, avrebbe potuto cedere il suo posto. Il Presidente del Consiglio ha criticato apertamente chi, pur avendo teoricamente diritto, ha sottratto una dose a persone più esposte. Poi ha rassicurato le regioni sulla quantità dei vaccini disponibili e parlato di un'imminente fase 2, quella della riapertura. Vediamo. La prima cosa da capire è che è seguire le linee guida espresse dal Ministero, dal Ministro Speranza e anche dal CTS e anche dal Professor Locatelli e Professor Brusaferro in tutte le occasioni di incontro che ci sono state in queste ultime ore. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Diciamo, deve attirare la nostra attenzione, è il rischio di decesso. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70 fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo. Tutto. Quindi il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni. Ma uno, un po' come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i ragazzi, insomma, io posso dire di 35 anni, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare? Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista? Sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni, un rischio concreto di morte, oppure una persona fragile.
Quindi questo è il primo messaggio che vorrei mandarvi. Poi parlerò ancora dei vaccini, vorrei lasciare la parola al professor Locatelli. Riprendendo il tema della fiducia rispetto a quello che è il vaccino di AstraZeneca, credo che vada ribadito una volta di più che questo è un vaccino che ha un suo ruolo molto ben preciso e può essere di grande utilità esattamente per coprire quella fascia di popolazioni fragili a cui il Presidente del Consiglio faceva riferimento. Ricordiamoci che le scelte che sono state in qualche modo considerate nella giornata di ieri fanno riferimento a eventi trombotici o tromboembolici in sedi inusuali, ma straordinariamente rari, perché globalmente stiamo parlando di 86 casi su una platea di almeno 25 milioni di vaccinati. E la scelta di raccomandare un uso preferenziale di questo vaccino, che è comunque approvato oltre i 18 anni di età, risponde al duplice obiettivo di coprire le popolazioni più fragili, come diceva prima il Presidente Draghi, e al tempo stesso evitare in coloro in cui vi è stato un'incidenza di casi maggiore dell'osservato, cioè a dire soggetti sotto i 60 anni di età, esattamente da queste complicanze che fanno riferimento a disturbi della cascata della coagulazione. Va rimarcato che nei soggetti che sono stati vaccinati con il vaccino di AstraZeneca oltre i 60 anni di età il numero di casi osservati è stato addirittura minore dell'atteso, il che indica l'effetto protettivo delle vaccinazioni anche sul rischio di sviluppo di complicanze trombotiche che connotano l'infezione da nuovo coronavirus. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa sulla disponibilità di vaccini. La disponibilità di vaccini non è caduta, non è calata, e tant'è vero che i numeri sono tornati più o meno ai livelli precedenti Pasqua. Credo che oggi siano chiusi a 293.000 vaccinazioni. E quindi sta risalendo secondo il trend previsto dalla programmazione del vaccino. Quindi non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Quello che occorre però appunto fare è concentrarsi su questa classe di età. E la disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile, da sola, permette di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte di coloro che hanno più di 75 anni, in tutte le regioni. Quindi in questo senso qui è venuto il momento di prendere delle decisioni. Perché? Ma perché questo è al centro anche delle riaperture, quindi della ripresa dell'economia. Se noi riusciamo a ridurre il rischio di morte nelle classi che sono più esposte a questo rischio, è chiaro che si riapre tutto con molta, molta più tranquillità. Quindi ricordiamo che la disponibilità di vaccini c'è, e tocca al commissario coordinarsi con le regioni, tocca alle regioni, ma stanno già facendo molto lavoro. Non vorrei dare l'impressione che il lavoro procede a sprombattuto. Ora si tratta di fare delle scelte di direzione, ma il commissario e le regioni lavorano molto bene insieme. Quindi non ho alcun dubbio che tutte le regioni possano conseguire questo obiettivo. E a proposito di vaccini, i governatori di Sicilia e Sardegna spingono per immunizzare subito le due regioni. Il servizio di Lello Casesa. Il governo Draghi accoglierà la richiesta dei governatori di Sicilia e Sardegna. Le due più grandi isole del Mediterraneo diventeranno COVID-free. I presidenti delle due regioni, Christian Solinas e Nello Musumeci, chiedono al governo Draghi di avere il coraggio di andare oltre la proposta di vaccinazione delle sole isole minori del paese, puntando su Sardegna e Sicilia. Siamo pronti a coprire con risorse nostre il costo per l'acquisto delle dosi necessarie ad immunizzare l'intera popolazione e chiediamo l'autorizzazione al governo a poter prenotare i vaccini aggiuntivi come lo Sputnik in attesa dell'omologazione da parte di EMA o AIFA.
Siamo pronti, dicono i due presidenti, a sperimentare per primi queste soluzioni anche per la incertezza assunta da EMA sui vaccini AstraZeneca, che sta determinando paure e rifiuti in misura altissima da parte della popolazione, che rischia di pregiudicare il piano vaccinale. La nota a firma di Solinas e Musumeci conclude: ribadiamo la nostra totale disponibilità e chiediamo al presidente Draghi di poter acquistare dosi di Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik anche a nostre spese, pur di raggiungere l'obiettivo di una piena immunizzazione delle nostre isole. La nostra condizione di insularità, che limita i punti d'accesso a porti e aeroporti, rende più necessario il controllo sanitario. Se riusciamo a vaccinare l'intera popolazione, potremmo ospitare in piena sicurezza i turisti, aprendo veri e propri corridoi preferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione, anche utilizzando il modello dei voli e delle navi Covtest, che garantisce un'enorme attrattività internazionale. Vaccino anche per i 65 anni. Da ieri in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid riguarda anche la fascia di età tra i 65 e i 69 anni. Per prenotare, la procedura è identica a quella già in atto per gli altri target della campagna vaccinale. E questo accade in conseguenza del fatto che il Ministero della Salute e l'AIFA indicano un uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per la popolazione al di sopra dei 60 anni. Lello Casesa. I cittadini siciliani tra i 65 e i 69 anni potranno vaccinarsi subito effettuando una prenotazione e ricevere il vaccino anglo-svedese di AstraZeneca. Le procedure sono uguali a quelle già presenti nel territorio della Sicilia. Si può utilizzare la piattaforma della struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane oppure attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it. La prenotazione può essere fatta online oppure attraverso il call center numero verde 800 00 9966, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, oppure attraverso i 687 sportelli Postamat ed in ultimo, originale ed efficace, tramite il semplice postino, che può inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla categoria interessata. Una procedura che speriamo consentirà di velocizzare le operazioni di somministrazione dei cittadini. Stessa procedura sarà prevista nelle aziende private ricadenti nelle aree industriali della Sicilia grazie ad un protocollo firmato ieri tra la Regione Siciliana e Confindustria Sicilia e Confapi Sicilia. L'accordo dà il via libera alla campagna sperimentale di vaccinazione dentro le proprie imprese nelle aree industriali di tutti i capoluoghi di provincia. Parliamo di oltre 1500 aziende siciliane che, sottolinea il presidente Musumeci, saranno coinvolte. È una grande lezione di civiltà, di prevenzione ed una testimonianza di attenzione verso il mondo del lavoro e della produzione. Se la Sicilia cerca di correre più velocemente possibile a cani gatti, il centro vaccinale voluto dall'amministrazione Ventura, consegnato da più di 2 settimane, resta invece inutilizzato. L'amministrazione aveva aderito ad una precisa richiesta dell'ASP ed il comune ha individuato e realizzato in tempi record all'interno di una palestra comunale il necessario, adeguando alle prescrizioni dell'azienda sanitaria di Agrigento. Dopo oltre 15 giorni, nonostante tutto sia pronto, la palestra aspetta le attrezzature necessarie da parte dell'ASP, che da fonti ufficiose fa sapere che prima di ogni cosa si è in attesa dei vaccini e subito dopo delle strutture come questa già individuata e disponibile. 42 dirigenti scolastici e 31 sindaci della provincia di Agrigento hanno scritto una lettera alle istituzioni, in primis al presidente della regione Nello Musumeci, sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza e su quanto stabilito dall'ultimo decreto del governo Draghi. Eugenio Cairone. Salutiamo con favore la decisa volontà del governo nazionale di tenere aperte le scuole, ma siamo preoccupati. È la premessa di una lunga lettera che 31 sindaci della provincia di Agrigento e 42 dirigenti scolastici hanno indirizzato al presidente della regione Nello Musumeci, all'assessore all'istruzione La Galla e al commissario dell'ASPE di Agrigento. Sindaci e presidi chiedono maggiori misure per quanto riguarda le scuole. Le richieste non sono semplici e sappiamo con quanta difficoltà si interviene ogni qualvolta anche per dare una semplice risposta.
Insomma, per i firmatari della lettera occorre rendere le scuole sicure con un monitoraggio continuo, con specifici protocolli per tenere lontano il maledetto virus. Gli attuali protocolli, come le sanificazioni, scrivono sindaci e dirigenti scolastici, sebbene necessari, non sono affatto sufficienti se le scuole devono rimanere aperte. Tra le richieste, quella di fornire gli istituti di idonei impianti di aerazione. Se cinema e teatri, aggiungono i firmatari della lettera, locali molto più grandi di un'aula scolastica sono stati chiusi perché ritenuti non sicuri, figurarsi un'aula, appunto, che ospita fino a 28 alunni. Nei giorni scorsi noi ci siamo occupati proprio della riapertura delle scuole anche in zona rossa e della chiusura dei ristoranti con la protesta legittima dei ristoratori. Adesso arriva la presa di posizione dei sindaci e delle autorità scolastiche, che rende ancora più chiaro il quadro sulla mancanza di coerenza e sarebbe quantomeno onesto a questo punto prenderne atto sul serio. E a proposito di apertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media, il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, spiega, dopo aver ricevuto numerosi attacchi, perché non è una decisione su cui può obiettare. Vediamo. Veniamo all'annosa questione dell'apertura delle scuole. Allora, voi sapete che il 30 marzo Porto Empedocle è stata dichiarata zona rossa, per cui l'indicazione era da parte del presidente della regione Sicilia che fossero chiuse nel nostro territorio tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 14 aprile. Intervenuto il decreto legge del 1 aprile, quindi del governo, come misura di carattere eccezionale e urgente, ha stabilito per le zone rosse una cosa diversa, e cioè che dal 7 aprile ritornassero a scuola tutti gli alunni, compresi quelli delle zone rosse. Quindi ormai, d'ora in poi, nessun sindaco si può permettere di fare un'ordinanza di chiusura delle scuole se non in situazioni di grave, eccezionale diffusività del virus, che viene naturalmente certificata dalle ASPE, in questo caso dall'ASPE dell'Agrigento. Io ho scritto infatti una mail al momento al dottore Spoto, che è il direttore dell'ASPE dell'Agrigento, per comprendere se noi dovessimo ritenersi in una situazione di dover chiudere le scuole o no, per come prescrive la legge, perché io da sindaco devo rispettare le leggi. Prima mi era consentito agire in un determinato modo e ho agito, ora non ci viene più consentito. Per cui, se altri comuni come Caltanissetta hanno chiuso le scuole, è perché l'ASP di Caltanissetta ha rilasciato al sindaco Gambino questo parere motivato sulla eccezionale diffusività del virus a Caltanissetta. E noi dobbiamo dire, grazie a Dio, che non ci troviamo in queste condizioni. Naturalmente sempre su parere medico, perché è stata, per virgolette, limitata la possibilità e ai presidenti di regione, ma anche ai sindaci, conseguenzialmente, di emanare a ordinanze. Faccio un esempio: l'indice di diffusività dell'incremento settimanale, secondo queste formule matematiche, perché applicano delle formule per stabilire se si sia in zona rossa, quanto sia diffusivo il virus, cioè ci sono tutta una serie di indici che non stabilisce il sindaco, ma di cui si occupano direttamente le autorità sanitarie. Per cui la situazione di Caltanissetta è molto più grave rispetto a quella di Porto Empedocle. L'indice nostro allora era circa 0,25 quando siamo stati dichiarati zona rossa, a Caltanissetta l'indice era 0,44, quasi il doppio del nostro. Quindi non si possono assimilare le situazioni. Questo è un dato, per cui non state a sentire quelli che dicono il sindaco lo può fare. Lo può fare il sindaco, ma devono ricorrere a determinate condizioni che sono previste dalla legge. Ve le rileggo. Documentate, non perché lo penso io, ma devono essere documentate, quindi con formule matematiche, dati accertati, documentate condizioni di eccezionale diffusività del virus. Stiamo parlando comunque di zona rossa e di elevato rischio per la
Salute pubblica, prima condizione, e previo, quindi prima bisogna acquisire motivato parere delle competenti autorità sanitarie. Tornava da Palermo con mezzo panetto di hashish del peso complessivo di 47 grammi che avrebbe voluto rivendere spacciando nel centro di Agrigento. Un ventenne tunisino è stato arrestato dai poliziotti della sezione volanti della questura, che è coordinata dal commissario capo Francesco San Martino. L'arresto è stato convalidato e per l'immigrato ospite di un centro d'accoglienza della città il GIP ha disposto l'obbligo di firma quotidiana. Vediamo. I volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico di Agrigento hanno svolto un controllo ordinario presso le stazioni centrali di Agrigento e la stazione Basta di Agrigento. Nel pomeriggio dell'altro ieri hanno notato un soggetto noto ai nostri uffici per le attività, per le sue frequentazioni, e l'abbiamo sottoposto al controllo di polizia. Immediatamente è stato trovato addosso alla persona un mezzo paletto di hashish del valore di 500 euro, del peso di 50 grammi. Il soggetto è stato accompagnato dai nostri uffici per la redazione degli atti di polizia giudiziaria. È stata svolta una perquisizione domiciliare e la perquisizione ha dato esito negativo. E lo stesso, per le ragioni che vi ho appena esposto, è stato tratto in arresto ai sensi dell'articolo 73 del TPR 309 del 1990, comma 5, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida presso una comunità di Agrigento, e il pubblico ministero, dottoressa Chiara Bis, ha chiesto la convalida dell'arresto, convalida che è avvenuta con il GIP di Agrigento proprio ieri, che ha disposto non solo la convalida dell'arresto, ma l'obbligo di presentazione all'APG giornaliero. Non stiamo parlando di un soggetto pregiudicato, ma di una persona che, dicevo, nota ai nostri uffici perché si accompagnava con persone pregiudicate. Per questo l'accumulo investigativo del personale delle volanti ha permesso di controllare questa persona e quindi di trarla in arresto. Maxi operazione antimafia a Messina, 33 arresti, c'è il servizio. Un'operazione antimafia congiunta è stata portata a termine nella locale di Messina. Su richiesta della locale procura distrettuale antimafia sono state seguite da carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato. Gli indagati a vario titolo devono rispondere di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro di persona, scambio elettorale politico mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento cautelare dispone la custodia cautelare in carcere per 21 persone, gli arresti domiciliari per 10 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 persone, nonché il sequestro di 2 imprese operanti nel settore del gioco e delle scommesse e della ristorazione. L'operazione, battezzata Provinciale, rappresenta la sintesi di distinte attività di indagine svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, del GICO, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e della Squadra Mobile della Questura di Messina, coordinate dalla DDA, che hanno consentito di documentare l'attuale operatività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso attiva nella zona di Provinciale e facente capo a Giovanni Loduca e Salvatore Sparacio, entrambi, secondo gli inquirenti, soggetti di elevatissimo spessore criminale e a capo di svariate attività illecite. Le indagini sono state avviate dopo la scarcerazione di Giovanni Loduca, tornato in libertà dopo 13 anni di reclusione, trascorsi anche in regime di 41 bis. Per gli inquirenti, Loduca aveva presto riassunto le redini dell'organizzazione criminale, proponendosi quale riconosciuto punto di riferimento criminale sul territorio, capace di intervenire autorevolmente nella risoluzione di controversie fra esponenti della locale criminalità. Dopo quasi 2 anni di intercettazioni e servizi di osservazione, i carabinieri del nucleo investigativo hanno documentato come il sodalizio operava mediante il sistematico ricorso all'intimidazione e alla violenza, con pestaggi e spedizioni punitive, per affermare la propria egemonia sul territorio.
e controllare le attività economiche della zona, nonché per recuperare i crediti derivanti sia dal traffico di sostanze stupefacenti che dalla gestione delle scommesse su competizioni sportive. Base operativa del clan per gli inquirenti era il bar gestito da Anna Loduca, sorella di Giovanni. Qui avvenivano gli incontri per pianificare le varie attività criminose della consorteria e l'attività di raccolta di scommesse sportive in assenza di licenza. L'esercizio commerciale è stato sequestrato dai carabinieri. Le investigazioni hanno anche portato alla luce il ruolo ricoperto da Salvatore Sparacio nell'ambito delle elezioni comunali del 10 giugno 2018, laddove risultava il punto di riferimento di un personaggio politico locale, oggi sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini tecniche consentivano di captare alcune conversazioni inerenti alla prova dell'offerta di denaro per una somma pari a 10.000 euro effettuata al boss dal candidato politico affinché procurasse un congruo numero di voti per la propria scrata elettorale. I riscontri eseguiti consentivano di documentare come l'accordo illecito raggiunto consentisse di raccogliere nei quartieri di operatività del gruppo mafioso ed altri a questo collegati in totale ben 350 voti. Gli spazi vuoti non esistono, le organizzazioni mafiose cercano di coprire sia gli spazi che le attività economiche e di intercettare tutto quanto produce profitto. Messina è, nonostante il momento di crisi, una città che produce dei redditi, le organizzazioni mafiose sono presenti e tendono costantemente a espandere il loro potere. C'era una sorta di pax tra i gruppi, giusto nell'interesse degli affari? Sì, la pax in qualche modo è costretta perché, devo dire, c'è una certa continuità nell'azione di repressione che le forze di polizia e la Procura della Repubblica operano sul territorio. Questo costringe naturalmente a tenere basso il livello dello sforzo di aggressione al territorio, e però nella nostra richiesta accolta dal GIP ci sono numerosi episodi di manifestazioni di violenza di questi clan sul territorio, su soggetti che non soggiacevano alle loro minacce, non soddisfacevano i loro interessi. Questa è una peculiarità della mafia, nel tempo ci si succede, agli anziani subentrano i giovani, ma la continuità è data proprio dal fatto che alcune famiglie da sempre sono state mafiose e purtroppo continuano ad essere mafiose. La differenza sta nel fatto che noi oggi abbiamo un patrimonio di conoscenze che mettiamo a fattor comune, che ci consente di intercettare questi fenomeni criminali e di reprimerli. Per me la cosa più importante di questa operazione è che è un'operazione congiunta di tutte le forze di polizia che operano sul fronte antimafia nella città di Messina, e il fatto di avere messo insieme una serie di elementi provenienti da indagini di tutte e tre le strutture di polizia dimostra l'efficienza davvero notevole, e credo con pochi uguali in giro per il paese, delle capacità di coordinamento che queste forze di polizia pongono in essere sul territorio messinese. Non scommetterei sulla tranquillità, quello che rileva invece è proprio l'interesse che le organizzazioni mafiose hanno su queste attività commerciali. Teniamo conto che la richiesta di custodia cautelare fotografa la situazione di diversi mesi fa. Oggi la situazione è cambiata perché purtroppo l'economia è ancora più depressa, e quando l'economia è depressa chi ha soldi ha la possibilità di depredare ancora di più queste attività commerciali, che sono a rischio evidentemente di infiltrazione mafiosa oggi più di ieri. Messina era diventata anche un punto di riferimento per le scommesse, affidabile, tanto che i Santa Paola addirittura si affidavano a Sparacio. Messina, ma questa è una tendenza di tutte le mafie in questo momento, le attività legate al gioco, alle scommesse, dove circola molto denaro contante che viene poi canalizzato verso i canali del denaro elettronico, sono una grande occasione per le mafie di riciclaggio. Le attività del gioco e delle scommesse da diversi anni sono al centro degli interessi delle organizzazioni mafiose. A Messina, devo dire, come in tutti gli altri capoluoghi dove la presenza mafiosa c'è e si sente. Ma che rapporti c'erano tra i Santa Paola e le organizzazioni messinesi? Ma noi abbiamo fatto un processo, io ritengo piuttosto importante, alcuni anni addietro, nel quale è abbastanza chiaro che c'è un rapporto di supremazia dei Santa Paola, dei Romeo, che rappresentavano i Santa Paola a Messina, rispetto alle altre organizzazioni che in qualche modo sono soggiacenti e serventi agli interessi di chi sta più in alto. I Santa Paola sono comunque il gota di Cosa Nostra per tutta la Sicilia orientale, hanno rappresentato per decenni quella che era la mafia corleonese. È chiaro che parte del loro potere è rimasto intatto tanto a Catania quanto qui a Messina. Il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri oggi in visita allo stabilimento Blu Tech di Termini Imerese. Vediamo.
Sottosegretario, Amazon ha espresso interesse per un polo di Termini Imerese, dove adesso c'è Bluetech per installare un sito logistico molto importante. Lei cosa ne pensa di questa proposta? Ottima notizia, se chiaramente se si verifica, e ovviamente questo è già, diciamo, un dossier aperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. E dobbiamo formalizzare, perché questa terra ha visto troppe bandiere sventolate, troppi sogni, diciamo, mai realizzati, e soprattutto troppa gente, la magistratura lo ha evidenziato anche nelle ultime battute, che volevano, diciamo, in qualche modo approfittare di un territorio che è stato spolpato e che oggi, diciamo, ha bisogno, ecco, di credere, di poter credere in una rinascita. Quindi siamo contenti, ma non abbandoniamoci a facili entusiasmi. Verifichiamo effettivamente la serietà della proposta, poi chi vorrà venire. Io credo che questa è una delle terre più belle e più importanti dal punto di vista degli investimenti. Se vorranno venire qui, con questi colossi, sono certamente benvenuti. A proposito di Comiso, domani toccherà delle sue visite anche alla Sicilia orientale. Cosa si aspetta di trovare? Beh, a Comiso andiamo a verificare, così come a Trapani, gli effetti intanto della continuità territoriale, perché dal 1° novembre del 2020 i siciliani da lì possono volare a 50 euro per Roma e a 70 euro per Milano, che non è, diciamo, roba da poco dopo la stagione del caro voli, di cui tutti ovviamente vi siete occupati e bene avete fatto a farlo. Ma vado anche a parlare con l'amministratore delegato e col presidente dell'aeroporto della possibilità, appunto, di realizzare questo collegamento ferroviario, perché è importante. Collegherebbe tutto il Ragusano, la parte bassa del Nisseno, immaginate Gela, la parte bassa dell'Agrigentino, Talicata, ad un aeroporto che ha un termine competitivo importante. E poi immaginiamo anche la possibilità che quell'aeroporto si possa espandere, visto che ci sono gli spazi, ma soprattutto anche i progetti e le persone che vogliono realizzarle. Possa diventare un aeroporto cargo, perché ha appunto delle notevoli distese in ettari di terreno liberi che possono essere utilizzate, e la vicinanza ad un ipotetico porto offshore che potrebbe essere realizzato a Gela. Il collegamento ferroviario diventa non solo necessario, ma diventa assolutamente indispensabile. Quindi cominciamo a lavorare per tempo, perché nel momento in cui dovremo, come dire, affrontare la sfida della colonizzazione commerciale, fatemela definire in questo modo, della fascia nordafricana, tra una decina d'anni risolti i conflitti, quei popoli vorranno vivere come noi e vorranno avere uno stile di vita come il nostro. Noi, se siamo seduti in prima linea, come geograficamente lo siamo, se saremo pronti, riusciremo a vincere una battaglia importante. E qui gioca, secondo me, un ruolo importante l'autorità di sistema, ad esempio, di Palermo, che sul porto di Gela potrebbe, diciamo, prendere, ecco, la paternità e potrebbe guidare un processo di nascita di questo tipo. Ne stiamo parlando con il sindaco Lucio Greco, ne stiamo parlando al Ministero. Sono cose importanti che si devono realizzare. È tutto, diciamo, un divenire. Però vi dico una cosa: secondo me nei prossimi 10 anni la Sicilia vivrà una stagione di Eldorado, perché spostandosi gli assi, io credo che la nostra terra, che per tanti anni ha agognato investimenti, stavolta invece la farà davvero da padrone. Quindi lavoriamo, continuiamo a lavorare bene, e continuiamo a lavorare bene soprattutto con persone come Pasqualino Monti, che vogliono realizzare le cose e le vogliono fare. Quindi grazie a lui, alla sua squadra, insomma, che penso che non lavori da solo, ma certamente lo fa con grande spirito di iniziativa. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, ha arrestato un agrigentino con l'accusa di aver agevolato un 72enne a compiere atti sessuali con la figlia 13enne, incassando soldi e beneficiando di altre utilità, quali il prestito dell'autovettura. La terribile storia, culminata con l'arresto, con l'accusa di violenza sessuale aggravata in concorso, ha trovato il suo epilogo nella giornata di ieri, a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso contro la misura cautelare emessa dal Tribunale del Riesame di Palermo. La vicenda aveva avuto una sua prima svolta lo scorso gennaio, quando gli agenti della squadra mobile avevano posto agli arresti domiciliari SS, queste le iniziali del 72enne di San Biagio Platani, accusato di violenza sessuale anche sotto minaccia ai danni della ragazzina di appena 13 anni. I fatti sarebbero accaduti tra il giugno e il novembre 2019. Adesso un ulteriore tassello è stato aggiunto a questa delicata quanto drammatica vicenda. In manette è finito pure il padre della minore, che, come emerso dalle indagini, si sarebbe fatto pagare dal 72enne per poter abusare della figlia.
non si rassegna alla fine della loro relazione e inizia a perseguitarla, picchiarla e umiliarla, arrivando anche a tagliarle le ruote dell'auto e a dare fuoco alla stessa vettura. La sua violenza mai interrotta, neppure dopo un formale provvedimento di ammonimento del questore, la misura cautelare del divieto di avvicinamento, avrebbe avuto come bersaglio pure il padre e un amico dell'ex compagna. Giuseppe Gangarossa, 58 anni, di Porto Empedocle, rischia adesso di finire a processo per le accuse di stalking, lesioni aggravate, incendio, danneggiamento, minaccia e violazione del divieto di avvicinamento. Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha fatto notificare l'avvio di conclusione delle indagini. Il difensore, l'avvocato Olindo Di Francesco, avrà adesso 20 giorni di tempo per provare a convincere la procura a non chiedere il rinvio a giudizio, producendo memorie, sollecitando altri atti di indagine o con un interrogatorio. Fra gli episodi più gravi al centro della vicenda, il danneggiamento dell'auto della donna alla quale sarebbero state tagliate le gomme e l'incendio della stessa vettura. Un amico della presunta vittima, fra le altre cose, sarebbe stato inoltre minacciato con un martello. L'ex compagna, che ha nominato come difensore l'avvocato Teresa Alba Riguccia, potrà costituirsi parte civile. Violenza, esplode il caso del prete antidenunce di Trapani, perché Monsignor Crociata ha affermato: il marito perfetto non esiste. C'è il servizio. E venne il giorno che la chiesa trapanese scese in campo all'indomani del recentissimo clamore mediatico suscitato dall'affermazione del prete castellammarese Michele Antonino Crociata, non nuovo alla risonanza giornalistica. Dalla sua Castellammare del Golfo, agli inizi del 2019, Monsignor Crociata, in ordine di tempo, lo ricordiamo ad onor di cronaca, balzò a livello nazionale con il botta risposta polemico con Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nomi e numeri contro le mafie. Ma andiamo alle righe provenienti attraverso un comunicato dell'ufficio stampa diocesano trapanese. Queste le parole: in merito al clamore suscitato dalle affermazioni di Don Michele Antonino Crociata, ex parroco della frazione Balate di Baida, territorio di Castellammare del Golfo, aggiungiamo noi, attualmente in pensione da uffici pastorali, la Curia Vescovile di Trapani puntualizza che quanto affermato dal sacerdote corrisponde a sue opinioni personali e non riflettono il pensiero, la valutazione e l'accompagnamento pastorale della Chiesa, che condanna ogni tipo di violenza. Pur tenendo conto di eventuali forzature mediatiche, continua il comunicato stampa, è la stessa disapprovazione sociale coralmente manifestata nei suoi confronti a rivelare la debolezza della posizione di Don Crociata. Le sue esternazioni non si possono condividere in nome di valori civili e umani e ancor meno in nome di virtù che si vogliono far passare come cristiane. Sebbene come privato cittadino egli abbia la libertà di poter esprimere opinioni del tutto personali, continua la lettera, ci si rammarica anche delle modalità con cui argomenti così delicati e sensibili vengono trattati sui social. E avviandosi a conclusione, così le righe finali. Nel ribadire l'impegno evangelico e pastorale a favore della difesa della dignità delle donne, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco e di tutta la Chiesa, la Diocesi di Trapani auspica un uso sempre più responsabile delle notizie e delle opinioni per evitare battaglie di parole che, invece di costruire e custodire il senso profondo della persona e della comunità, ne svuotano la ricchezza e la verità. Sono 17 anni che vivo con il rimorso, parla la guardia giurata che filmò Denise Pipitone a Milano in compagnia di un gruppo di Rom che chiamò la polizia. C'è il servizio. È il 18 ottobre del 2004, è già trascorso un mese dalla scomparsa di Denise Pipitone da Mazzara del Vallo, nel Trapanese. Una guardia giurata filma a Milano una bambina molto somigliante a lei, mamma Piera Maggio, riconosce sua figlia, e lei la mia Denise. Nel video si vede chiaramente la bambina assieme a una zingara alla quale viene chiesto: dove mi porti? La bimba ha un accento siciliano. La donna la chiama Danasa, uno storpiamento del nome di Denise, forse. La guardia giurata telefona nell'immediato alla polizia. Gli investigatori passano da lì a breve al setaccio la zona, ma i nomadi spariscono. Da allora non si seppe più nulla. Vidi che aveva un segno sulla guancia, ricorda Felice Grieco, la guardia giurata. Non so se era sporco o una piccola cicatrice sotto l'occhio.
Adesso quel filmino si ricollega alla pista rossa che tanto ha fatto e sta facendo discutere. La storia di Olesia Rostova si è intrecciata per qualche giorno con quella di Denise. Le due ragazze, oggi ventenni, sarebbero potute essere un'unica persona, eppure così non è stato. A chiarire che Olesia non è Denise, l'esame del DNA effettuato la scorsa settimana. Il caso di Olesia dunque riaccende le speranze, forse anche le ricerche di Denise Pipitone, oggi per molti ancora viva. Persino il PM Maria Angioni, che coordinò l'indagine a suo tempo, ammise che quel filmino lascia intravedere una luce di speranza ancora oggi dopo 17 anni. Denise non è stata pensata e voluta morta. Se così fosse stato, sarebbe stata tolta di mezzo subito, ammette Langioni. Eppure gli avvistamenti sono stati innumerevoli ed il caso della guardia giurata nel più esemplare, il più vivido e concreto. Oggi Felice Greco racconta le sue emozioni o forse le sue pene, un'eterna lotta con se stesso, quella vissuta da Felice che in quell'ottobre di 17 anni fa nulla fece se non offrire una pizza. Denise sempre ammessa l'ipotesi che fosse lei. Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito di impulso, anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa. Tutti dicono che avrei dovuto prenderla e portarla via, che io essendo una guardia giurata avrei potuto farlo. Si sbagliano di grosso. Non potevo fare niente, ha affermato in una intervista ad Iceberg in onda su Tele Lombardia Felice Greco. Quella mattina, racconta ancora Greco, verso le 12 il direttore della banca mi invitò ad allontanare un ragazzino che disturbava. Appena girato l'angolo mi trovai davanti un'altra bambina che colpì subito la mia attenzione. Assomigliava molto a Denise Pipitone. Per me era proprio lei. Chiamai prima mia moglie, subito dopo la polizia, ha spiegato. Chiesi di poter intervenire con una scusa, ma mi fu detto di aspettare il loro intervento. Feci anche il famoso video, mi dissi che almeno così avevo una faccia da riconoscere, da controllare. Per trattenere il gruppo di Roma chiesi alla bimba se volesse mangiare qualcosa, mi rispose una pizza. La polizia arrivò molto tardi, quella mattina ci fu un omicidio al Niguarda. Il gruppo con la bambina si allontanò, la bambina parlava perfettamente italiano. Tempo dopo, ha concluso ancora Greco, incontrai a Milano Piera Maggio, la madre di Denise, proprio sul luogo della mia segnalazione, e lei si arrabbiò molto con me, la capisco. Il 2021 è l'anno delle celebrazioni di Dante. Nel settecentenario della sua morte l'artista Stefania Bruno lo vuole ricordare con un video, uno storytelling digitale nel quale viene coniugata la Saint Art con la Divina Commedia. C'è il servizio. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Dante, nel settecentenario della sua morte, sarà ricordato anche con uno spettacolo animato con la sabbia dell'artista siciliana Stefania Bruno. Un lungo viaggio simbolico compiuto da Dante nell'inferno, raccontato dalla performance dal titolo A rivedere le stelle. Nei giorni scorsi è stato divulgato il trailer dell'omaggio al sommo poeta. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Il video è uno storytelling digitale nel quale viene coniugata la Saint Art con la Divina Commedia, considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e tra le massime espressioni della letteratura mondiale. Nel mezzo del cammin di nostra vita, l'incipit della Divina Commedia mi colpisce soprattutto per questa frase di nostra vita, per quanto io mi senta coinvolta nelle parole di Dante. Di nostra vita, della mia vita. E il parallelismo tra l'inferno e quello che stiamo attraversando adesso è veramente netto. Il trailer è un viaggio visivo e metaforico che conduce attraverso gli inferi fino a rivedere le stelle.
La clip, girata tra il bosco dell'orto del convento dei frati minori cappuccini e l'atrio neorinascimentale del palazzo della città di Nicosia, è un susseguirsi di immagini dei colori vibranti che scaturisce una carica emotiva estremamente diretta e coinvolgente attraverso il tono della luce che esalta il racconto della Sand Artist siciliana. Stefania Bruno con la sabbia porterà in scena uno spettacolo che proietterà lo spettatore nei luoghi impervi dell'inferno descritto da Dante. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Uno spettacolo fatto grazie alla tecnica della sand art, ossia la capacità di manipolare granelli di sabbia e creare dei quadri effimeri che si distruggono e si ricreano dando vita appunto a una narrazione, il tutto accompagnato dalla voce narrante di Vincenzo Bruno e la produzione di Giorgio Lofaro Eventi. È uno spettacolo che ci ha coinvolto in prima persona, all'interno del quale c'è anche la novità delle ballerine che interpretano dei dannati in un girone, le ballerine di Gianluca Ferrigno. E ci auguriamo presto di tornare a rivedere le stelle e di poterci esibire nei teatri magari d'estate all'aperto e di avvicinarci a quello che era il concetto di normalità che ci ha fatto, ci manca tantissimo e personalmente mi ha dato la consapevolezza di non dare mai nulla per scontato e apprezzare ogni cosa, soprattutto le più piccole, proprio come granelli di sabbia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.